Siamo fotografi. Siamo videomaker. Tranne Nico. Siamo stupidi. Tutti. Fotonerd. Fotonerd. Un podcast per tutti. Per tutti. Ma per tutti tutti. Bentornati nell'episodio 107 di Fotonerd. Guarda come è esaltato. Un episodio che per la mia rubrica iniziale ricalcherà il 2007, un anno meraviglioso. Non sa vedo l'ora dell'episodio 222. Ma a parte quello, ma lo sai vero che cioè lui non vede l'ora perché tanto adesso sa che possiamo perdere tempo. Non c'è nessun ospite che dobbiamo presentare oggi, quindi posso fare la mia rubrica da 40 minuti. Ci manchi, Max. No, allora, non faremo. Allora, dunque, oggi in realtà abbiamo anche un po' di temi di cui parlare dopo, quindi comunque cercherò comunque di essere rapido. Mm-hmm. E secondo me, faccio una previsione da scommesse, le canzoni di questa puntata le indovinerà tutte Nico. Ok, ci sta. Sì, 2007 è stato un anno. Io ho 16 anni. Io 17. Perfetto. Eh sì. Sono del 91. Eh sì, 2007. Tu ne avevi 15, Luca. Quanto fa 6 più 1, Luca? 6 più 1, 8. Bene, cosa? Allora, malissimo. Io vi ricordo, per la vostra gioia, che questa rubrica che io faccio all'inizio con tanto di quiz musicale ci è permessa grazie a Rode, il nostro partner che ha deciso di sponsorizzarci, perché io sto usando un Rodecaster per mettere i vari sample che voi ascoltate settimanalmente. Quindi grazie a Rode per aver permesso di fare questa rubrica che un giorno finirà, per forza. Per forza, perché ci sentono così bene perché stiamo anche registrando. Sì, con dei microfoni Rode. Che sono tutti collegati a Rodecaster. Esattamente, quindi se questa rubrica esiste è un po' grazie a Rode, quindi siamo felici per questo. Rode, grazie. Riprenditi tutto. Esatto, avete soddisfatto il sogno di Riccardo di fare il DJ. Di rompere le padiche, esatto. È tornato biondo. Esatto, esattamente. Un giorno parleremo anche di questa cosa perché ragazzi, spoiler, la prossima settimana sarà la puntata 108 e per me... Nella mia vita, nel 2008, sono successe tante cose. Me ne dico due spoiler. Uno, ho preso la patente con una macchina tamarrissima. Sì. Due, mi sono fatto biondo. Quindi avremo cose di cui parlare nella prossima 2008 puntata. Ho preso la patente e poi ho fatto il botto. La precedente vita di Luca Dondosso ad Rapper. Ma non perdiamo tempo, perché tempo ne abbiamo, ma non vogliamo perderlo. No, iniziamo subito col quizzone. Dai che sono in forma. Che vai, sarà cazzo. Di un po' di generi musicali un po' misti, un po' hip hop, un po' pop, un po' hip, un po' hippie e un po' rock. Bene, wow, siamo pronti con la prima. La prima è questa qui. Nel 2007 usciva lei. Ok, allora. E parte lui, yeah. Questa era una mega collaborazione di 80 persone. Esatto. Ok, c'è dentro. No. Cosa? C'è, no. C'è, non c'è Hilary Duff. No, non c'è. C'è Hilary Duff, credo che sia fallita. Ormai nel 2007. Vabbè, comunque, Justin Timberlake, Fit Timbaland. Questi sono i due più importanti. E anche? 50 Cent. Esatto. No? Esatto. Ho detto 50 prima. Cioè, cosa che hai detto? Ho detto non è 50. Però mi ricordava qualcosa. Sì, di tu quando neghi è in realtà nel lui. Pezzo, esatto. Nel pezzo c'è 50. Cioè, mi ricordavo 50, ma non era la voce se di 50. Se non è 50, è qualcun altro. All'inizio c'era un po' di 50. Sì. Comunque, IO Technology. Esatto. Il video non aveva senso di esistere. Però la canzone era bella, a me piaceva un sacco. Erano quelle cose, erano quei videoclip praticamente dove ogni cantante registrava il suo pezzo da, da un'altra posto parte diverso. E mettevano pre-COVID, tutti insieme. Esatto. E praticamente tipo il video di loro che non lo so, è come se avessero avuto uno sconto dalla casa di produzione che aveva fatto Minority Report. Ok, ok. Ma perché avevano detto... solo 50 cents. Ma vabbè. Wow. Comunque andiamo quell'anno avanti, lì, prego. Ragazzi, 2007, sì. 2007, 2008, insomma, erano gli anni in cui praticamente allora Timbaland faceva tutto. Collaborazione era tutto il pitbull dei tempi. Esatto. 50 Cent faceva soldi a palate e non sparava più a nessuno. Esatto. Justin Timberlake compariva ovunque, diventava il mio idolo. E cioè, wow. Ma era anche l'anno in cui scoprivamo
un nuovo artista che era un DJ diventato produttore, che cioè, se ci pensiamo oggi, diciamo, vabbè, ma lui sì, cioè, famosissimo, ma in realtà nel 2007 non lo conosceva nessuno e si presentava con questa canzone. DJ Hollander. No, allora no. Nel 2007 i DJ più importanti potevano essere o David Guetta o Bob Sinclair. Però erano già più importanti. Questo non lo conosceva nessuno nel 2007, no. Questo è l'album con cui si è presentato Calvin Harris. Non l'ha indovinata nessuno. No, ma vai, non l'avrei mai indovinata. Era Accessible in the 80s, che veniva presa dall'album I Create the Disco, che fu l'album di presentazione di Calvin Harris. Questa canzone in realtà fu la prima, ma fece un grande successo nel 2007. Poi da lì è storia, perché Calvin Harris oggi è conosciutissimo ed è stato per tanti anni il DJ numero uno al mondo per la DJ Mag, l'annuale classifica dei DJ migliori, battendo nomi del calibro di Tiesto, Armin Van Buren, eccetera, eccetera. E lo stress da successo l'ha fatto diventare calvo, Calvin. Andiamo avanti. Va bene. Vai. Allora, il 2007 era anche un anno un po', come dire, pop. Cioè, nel senso, non c'era più il Duff. Non c'era più Jojo, che abbiamo sentito e salutiamo con pianta, insomma, a livello musicale, esatto. Però si affacciava sempre di più un'altra personalità in quegli anni, che poi fece discutere comunque per tanti brani che fecero molto successo. No, era già quasi finita l'era di Shakira, Anche quella di Britney Spears. Perché c'era poi Rihanna. Esatto. Mamma mia, l'ho presa in un secondo, mamma mia. Ma quanto sono forte. Wow, sentiamo il titolo. Under the Umbrella. Umbrella, esatto. Sì. Me la ricordo. Umbrella, esatto. Questa è stata una delle più, sì, una delle più popolari. Esatto, Umbrella, che non era... Io mi ricordo che l'ascoltavo in loop nel mio vecchio MP3, avevo ancora quelli di lunghi così. Bello. Sì. Con questa la batteria canzone AAA, sì. non c'entrava nulla con Resident Evil, no, e non c'entrava nemmeno con il Mac Pro del 2013, che era il porta Umbrella. Era proprio una canzone diversa, ok? Quindi fece un gran successo, ma sempre parlando di donne, nel 2007 si affacciava anche un talento che... Ragazzi, in che ve lo dico a fa? Posso farvi uno spoiler, perché probabilmente la indovinerà Nico, ma vorrei aiutare Luca. Lei era una cantante, cioè lei è ancora una bravissima cantante svedese. Cascada. No. No. Che è la cantante degli Acqua. No. No. Cioè, Nico, non la conosci? Oh, ma veramente, non l'hai mai sentita? Sometimes è il titolo? No. No, ok. No, non la conosco. Non la conosci? No, ma è prodotto da un DJ o solo lei? Il titolo è Tell Me Why? No. Okay. Ragazzi, ma Robin. Chi ma chi cacchio è? È il compagno di Batman. Io avevo 16 anni, ascoltavo i Sum 41 e i Blink 182. Questa roba una era canzone, cioè una cantante famosissima, è diventata famosissima. Ma per Robin. Per il mio onore, io non potevo ascoltare questa roba, era definita da Tamarri. Io facevo il punk. Giusto. Allora ti piaceranno le prossime canzoni che ho trovato per te. Sexy, Pancreas. Attenzione, oggi vedo un Nico un po' sottotono. Ma certo che sì. Un Nico un po' sottotono come il gruppo musicale. Per fortuna che ti riprenderai con le prossime quattro, Nico, non ti preoccupare. Vediamo. Sei pronto? Perché arriviamo più nei generi di Nico, ok? Vediamo. Mr. Brain. Avril Lavigne. No. Sono in Paramore, sì, e questo è Misery Business. Bravo, è tornato l'uomo gatto. Sì, perché semplicemente ascoltavo questo. Ok.
cioè era il periodo degli emo, era il periodo della mega frangetta, era il periodo dello scemo, dei esatto, capelli neri, esatto, cioè, e tu eri proprio così? Sì, assolutamente, delle calze quelle, ecco, a strisce, sì, le retine. Tu eri più così, io invece ero la più catenina, ero più pigold, tipo con no, le grille, i capelli, ovviamente, cioè ero un po' diverso, lo so, però a un certo punto le nostre vite si sono incontrate lo stesso, nonostante pensa fossimo di parrocchie diverse all'epoca. Ma assolutamente, però sì, è stato comunque bello. Non sono mai riuscito a farmi, cioè in realtà io mi facevo la frangettina, quella con la piastra, no? Però non era proprio emo, era più scemo. Era scemo, esatto. Era scemo. Ma ci siamo passati tutti, ragazzi. Io ho fatto anche il furetto in quel periodo, ve lo ricordate il furetto? Oddio, furetto. Sì. Il furetto era quando praticamente tu tagliavi i capelli un po' corti, ma dietro lasciavi dei capelli lunghi e te li stiravi, sì, indietro. Tipo moicano, ma con la codina. Sì, un mallet rivisitato, molto brutto, ma... Insomma, sono epoche che passano, cioè noi... Certo. Io ballavo la tech. La tectonic, esatto, sì. Avevo il guantino rosa e la collana di perle, la collana più, di perle rubata, era più tipo me, sì, okay. La collana di perle rubata alla buon'anima. Mi dispiace solamente che cosa? Mi dispiace solamente che i nostri genitori possono dire, sai, io quando avevo 10 anni facevo la hippie, andavo a Woodstock, e noi invece ballavamo la tectonic, il pigold, gli emo, cioè epoche diverse. Forse avrei preferito fare l'hippie a 10 anni, ma è andata così. Ma io quel periodo è uno dei pochi che cancellerei, cioè sì, veramente no. Cosa? Sì, quale? Quello degli emo? C'è una cosa che non posso dire. No, non però. degli emo purtroppo è troppo ma esteso, capito? Il pigold e la tectonic. Io non ho mai cuccato così tanto come nel periodo della tectonic, cioè. Ma va bene no, ci stava, ma infatti ero re delle giostre. È vero, mi davano i gettoni gratis dell'autoscontro, ecco. Bellissimo. Madonna, va bene. Sto male. Allora, vabbè, non... tornando nel genere rock, sai che cosa è successo a Farage? Gerardate, esatto, ero a Treviglio, va bene. Ah, peggio, esatto. Vabbè. La prossima, ragazzi, è una canzone storica che ancora oggi io ascolto come se fosse la prima volta, perché nel 2007 uscì proprio lei. What if I say you're not like the others? What if I say you're not just another one in your face? Another one è il titolo. What if I say you're never surrender? Never surrender è il titolo. No, io ridavo. Allora, no, in realtà facciamo grandissimo omaggio al batterista dei Foo Fighters. Esatto. Sono i Foo Fighters con Pretender, The Pretenders, scusate, e questo è uno delle canzoni più, cioè, più belle di sempre. Ti carica, la Madonna. È vero. Sì, se vuoi caricarti la mattina, sì, questa è una delle migliori. Sì, è vero. Anche perché ovviamente adesso stiamo ascoltando giustamente la parte più alta, però c'è prima carica la molto, parte un po' piano, un po'. Abbiamo un gusto diverso e soprattutto di caricamento mattutino. Vai a riguardarti il videoclip, perché io, se volete un consiglio, rimanendo in tema di Foo Fighters, io fossi in voi cercherei quando hanno fatto il video con il raduno in Italia e hanno fatto Learn to Fly, dove è Rocky 1000, esatto, dove tutti cantavano, tutti, cioè tipo 200.000 persone cantavano. Non hanno fatto Rocky botte? No, nessuno. Ok. Fu una volta, non adesso. Quindi fecero tantissimo, tanto tempo. Bene, la prossima, rimaniamo in questo genere. Questa canzone, secondo me, all'inizio, quando venne rilasciata, non fece tutto questo grande successo, nonostante, anzi, secondo me, diciamo ingiustamente, non fece un grande successo proprio subito, ma fu trainata da un film che uscì lo stesso anno. E questa canzone faceva parte della colonna sonora, diciamo, principale. Si sentiva nel trailer, si sentiva nei titoli di coda, si sentiva in alcune scene del film, perché nel 2007 usciva. Ok, questi qua sono i Tokyo Hotel. Cosa? No! Ti sparo, sei serio? Sei serio? Ah, no, serio? Scusa, sono i Linkin Park. No, ho avuto un momento di defiance. Sono i Linkin Park. Io sono con Optimus What Prime. I've Done, e il film era Transformers. Esatto, bravo. Ho avuto un momento di defiance sul nome, scusate. Ah, e poi riposo in pace l'anima di l'altro del cantante. Esatto, no, non mi ricordo com'era. Vabbè, che What I've Done dei Linkin Park, dentro Transformers, riposo in pace l'anima del sull'umanità cantante. Perché sono Optimus Prime. Bellissimo.
Il primo Transformers, i primi tre ragazzi, sono carini, dai. È stato, sì, secondo me il primo è stato un capolavoro, sì, veramente, sì, nonostante sì, ci fosse Michael Bay che faceva esplodere, sì, ogni cosa come il suo giusto, solito, però ma, era bello. Esatto, il problema era proprio questo, che Michael Bay, grazie, cioè secondo me una delle cose migliori che abbia potuto fare è stata proprio Transformers, perché lui ha preso e ha detto che io posso fare esplodere cose grazie ai Transformers. Esatto. Cioè le battaglie erano Che era diverso belle rispetto al Michael Bay Fox di Ritorno al Futuro. No, aspetta, no, quello, quello è un altro Michael Jay Fox. Vabbè, l'ho preso io. Sì, hai detto Tokyo Hotel, Luca. No, scusa, ho avuto un momento fuori di defiance. Ho avuto un momento di defiance. Basta. Okay. Sì, comunque la canzone là dei Tokyo Hotel, quella era famosissima, com'è che si chiamava? What I've Done. No. Riding Through the Monsoon. Non è male quella canzone. Era, sì, va bene, ne hanno fatta una, poi sparì. Però non era male, sono stati criticati, ma quella canzone lì era. Sì, no, certo, hanno cavalcato assolutamente il momento. Erano, esatto. E hanno loro. Ma hanno cavalcato i monsoni. Proceda con la canzone. Ti prego. L'ultima canzone, Nico. Tu l'hai chiamata tante volte questa canzone in due o tre puntate. In una proprio dici, vabbè, ma raga, ma quando arriva? Sì, ma non urlare. Ed è arrivata, perché nel 2007 usciva Dance the Nation. Allora, in questa esatta canzone ci è permesso non sapere l'artista. Perché? Sì. Perché le hanno fatte tipo 80 versioni. Questa canzone di Culi non ho mai visto il video. Il titolo è Destination. Di Culi, scusa. Destination Calabria. Esatto, di? Numero uno, non ne ho idea. Non ne ho idea, perché ho sentito quando è uscita ne sono usciti tipo 7 remix diversi e quindi non saprei ricollegarla. Era di Alex Gaudino. Alex Gaudino, ok, non so perché, ma stavo per dire Fede Legrand, ma beh, in quell'anno comunque era famoso Fede Legrand, esatto, con Ida Core, Let Me Think About It, andare a cercarla. Esatto. Va bene, capito, quindi cioè nel senso, però okay. Destination Calabria. Okay. Ce ne sono ancora. Non l'ha mai sentita, no. È già finito il quizzone. Sei stato bravo oggi, eh. Allora, io, per quanto riguarda i fatti di quello che è successo nel 2007, io vorrei prendermi due minuti, due di numero. Okay. Io so che appena farò partire questo audio capirete tutto, ma prima ascoltiamolo e poi lo commentiamo. Perché nel 2007, esattamente il 9 gennaio, succedeva questa cosa. Questa è la presentazione di iPhone. Is a widescreen iPod with touch controls. È la presentazione di iPhone. No. The second product. L'attesa, lui qua se l'è giocata tutta. Sì, eccolo. Is a revolutionary mobile phone. E tutti esplodevano. La presentazione di. And the third. Is a breakthrough internet communication device. Ma. Quindi quali presentava come tre dispositivi, ma sì. Three things: a widescreen iPod with touch controls, sì, a revolutionary qua proprio mobile phone, qua and a breakthrough internet sentiamo communications device. An iPod, a phone, an internet, and an internet eccolo communicator. An iPod, a phone, a phone. Are you getting it? Are you getting it? Storico, incredibile. These are not three separate devices. This is one device. Il primo aveva la camera, sì, ce l'aveva. And già. We are calling it iPhone. Today, iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. E questo è fine dell'audio. Questo è un applauso anche noi. Il Macworld del 2007, esatto, sì. Facciamo l'applauso. Vabbè. Questo poi era... ai tempi non c'erano i rumors come adesso. No.
Quindi mi sa che erano riusciti a tenerlo super. C'era qualcosa che si scriveva sulle riviste. C'era la rivista Macworld all'epoca. C'erano tante cose di cui si vociferava, ma di certo i rumors non erano come oggi. Non era così facile. Non c'era così tanto. C'era internet, chiaramente, ma non. Ma aspetta, era la presentazione di iPhone o del Mac? Del primo iPhone. Ah, iPhone, allora l'ho preso. Okay. Buongiorno, Luca. Ho sentito MacBook. Tu hai detto Macworld. Hai detto Tokyo Hotel. Basta. Colpa dell'acqua. No, però sì. Cioè, raga, l'iPhone. Allora, la prima presentazione di iPhone 2007, Steve Jobs, Macworld, 9 gennaio, fu un successo dal punto di vista, come dire, proprio, non so, cioè, Steve aveva questa capacità di presentare le cose in un modo innovativo, che era una cosa geniale. Anche se poi in realtà, se vogliamo sottolineare bene le cose, il primo iPhone non fu così geniale, nel senso fu il primo dispositivo a permettere realmente l'utilizzo tramite dita e tramite appunto questo touchscreen capacitivo che non era resistivo come gli altri all'epoca, perché il touchscreen resistivo richiedeva l'input di una penna, un input. Ma non solo, poi era unico, cioè nel senso i primi resistivi potevano captare ed elaborare un tocco alla volta. Esatto. Invece mentre il capacitivo poteva anche captare più dita insieme. Esatto. Il problema, che forse voi non vi ricordate, che il primo iPhone fondamentalmente non aveva nulla, nemmeno l'App Store. Niente. Non aveva neanche il copia e incolla. Esatto. Non aveva neanche gli MMS. Sì, non sì, aveva sì. il flash. No, beh, certo, poi soprattutto, però capisci che ha rivoluzionato il modo di interfacciarsi col telefono. Sì, però io all'epoca, quando uscì il primo iPhone, ero molto Nokia oriented. Sì, beh, ovvio. Ero fissatissimo con Nokia io avevo l'N95, me lo ricordo benissimo. Certo. Perché io guardavo l'N95 e dicevo, vabbè, ma cioè l'iPhone non può competere con il 95, cioè, e io anche dicevo, io non potrò mai comprare un iPhone perché obiettivamente, cioè, ma chi la batte Nokia? In che, cioè, come può sì, essere? Esatto. Poi Nokia fallita, cioè, ma come mai. Può Nokia perdere colpi di fronte a sì, vabbè, questo si usa col touch, ma che sbatti, io preferisco la tastiera fisica, certo. No? Perché poi una delle prime critiche che furono fatte all'iPhone è proprio il fatto che, avendo un display touch utilizzabile con le dita, non potevi avere un feedback tattile della tastiera e quindi era scomodo da usare. Addirittura Steve Ballmer, all'epoca CEO di Microsoft, disse pubblicamente che l'iPhone era un dispositivo fallimentare, certo. E non avrebbe mai venduto tanto. Aspetta, fammi controllare sul mio iPhone 11 Pro. Esatto, ti rispondo dal mio iPhone 14 esatto. Pro Max. Esatto. Oppure Luca ti risponde dal suo iPhone 12 Pro. Il punto è proprio questo. Steve Jobs era un visionario, ci vedeva lontano molto più di tanti altri, e quello che all'epoca sembrava un dispositivo fallimentare in realtà divenne il dispositivo benchmark. Il dispositivo da cui poi tutti copiavano e prendevano spunto. Io mi ricordo ancora Huawei, me la ricordate quando era nata poi? Sì. Che era uguale ad iPhone. Sì, sì, sì. Uguale, sì. Poi adesso si è evoluta a tutto il suo brand, però un tempo era la copia sputata. Vabbè, di sì, esatto. Sì, ma non solo, poi ricordati anche il modo di presentare tutto. Tutti hanno preso sempre a modello Apple. L'iPhone, sì, in generale, nella cultura generale, è lo smartphone. Sì, cioè, sì. È proprio questo il discorso. Prima, sì, non dico che proprio sia arrivato prima iPhone e poi il termine smartphone, ma quasi. Ma Apple brevettò, tra l'altro, in quell'occasione il display touchscreen capacitivo. Sì, ci sono voluti anni. No, anni no. Però ci è voluto un anno e mezzo per Android. Per, sì, per esatto, dover dimostrare che poteva fare la stessa cosa. E comunque, cosa, pagando prima, le royalty ad prima, Apple per il brevetto. Se non erro, c'era un LG touch, semi-touch. Non era touch lo schermo, ma aveva la tastiera e, diciamo, la parte tra lo schermo e la tastiera, che c'erano alcuni pulsanti che erano touch. Però funzionava malissimo. Quale? Quello nero? Era nero, il sì. Chocolate. Nero e rosso, il forse. Chocolate. Sì, il chocolate. Sì, ce l'ho diciamo avuto, che esatto, nella l'avevo. Presentazione che fece Steve Jobs del primo iPhone, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete mai vista, mise a paragone proprio alcuni dispositivi dell'epoca che venivano chiamati smart, ma secondo lui non erano affatto. E la cosa geniale che disse per far capire bene i vantaggi di iPhone si basava sul fatto che gli altri dispositivi con la tastiera fisica rimanevano sempre uguali, avevano sempre quell'estetica e sempre quella tastiera. Invece iPhone, grazie a tutto un display touch, poteva cambiare completamente. Sì. Anche se poi alla fine nel primo iPhone 2G, ve lo ricordo, non si poteva cambiare lo sfondo.
Quindi cioè, vabbè, normale, era ancora vabbè. Un dispositivo un po' primordiale, ma poi tempo dopo uscì l'App Store che rivoluzionò completamente l'utilizzo degli smartphone. Ci misero un po' a mettere il flash sull'iPhone, perché il flash arrivò con l'iPhone 4. Perché il flash era pesante, ragazzi. Esatto, e con l'iPhone 4 arrivò anche FaceTime, quindi le videochiamate, la fotocamera frontale, infatti, cose che altri avevano 4, già 4, prima. Il 4S viene ricordato come uno dei migliori, se non erro. Esatto. Come no, il 4S, non 4S, il 4 perché 4S. Il 4 aveva il problema dell'accezione, l'antenna gate. Che poi adesso a posteriori, ogni anno, ogni due anni, quando cambiano design, c'è un gate. Ma sì, semplicemente perché la prima versione del cambio di design, come al solito, apporta dei problemi. Credo che adesso un po' questo problema si sia risolto. Si risolverà molto, cioè perché non c'è ancora qualche gate dedicato al Dynamic Island, alla Dynamic Island, però ma non mi credo, qualche io non che credo va verso che qualche sarà. Isola sì, passi dal gate per un island. Esatto, va bene. E poi vabbè, il 4S c'era questa voce che molti la interpretavano come iPhone for Steve, perché poi Steve sì. Jobs ci lasciò nel 2011 proprio in concomitanza con la presentazione dell'iPhone 4S. Come questo era insomma per ricordare questa, che lui avesse progettato fino al 6 credo. Sì, esatto. Volete sapere qual è la cosa divertente? Che mentre Apple annunciava l'iPhone, quindi diciamo che c'era una gran parte di sostenitori della mela per tanti prodotti che già erano in essere, come ad esempio l'iPod, il 30 gennaio dello stesso anno, sempre in America ma un po' più in là, Microsoft annunciava Windows Vista. No! Che fu, secondo me, che e non solo secondo me, il sistema operativo più fallimentare della storia. Sì. Ma io vorrei dire grazie. Ah, ma vorrei pubblicamente perché? Dire grazie a Microsoft per Windows Vista, e non smetterò mai di ringraziare Microsoft per Windows Vista, perché Windows Vista mi fece così schifo che io passai a Mac. Esatto. Madonna. E da quel momento io iniziai a scoprire una nuova era della tecnologia per me, perché fino a quel momento io non avevo mai usato un Mac, quasi li ripudiavo, per me c'era solo Windows. Io ho fatto la mia infanzia con Windows, ma da quel momento io sono passato a Mac. Grazie Microsoft, perché io ho conosciuto una nuova era. Tante io cose. Ho dovuto aspettare un bel po' di più, però Vista forse, era veramente fallimentare. Forse anche grazie a Vista che sono diventato un fotografo, perché nonostante io avessi il nonno fotografo, non ero particolarmente vicino alle fotocamere, ma comprando un Mac ho scoperto iPhoto, ho scoperto tante cose, tante facilità dell'epoca. Ai tempi di iPhoto. Esatto, vero. E quindi che iPhoto era già molto più evoluto di qualunque altro programma. Potevi sviluppare RAW, no? Forse. Sì, certo, nonostante fosse basilare, diciamo, ma comunque era evoluto, e quindi ho comprato una fotocamera con il mio primo Mac. Wow, grazie Windows Vista. Insomma, detto questo, l'unica cosa buona di Windows Vista è che potevi giocare ad Halo 2. Esatto. Però devi avere delle... Io con Windows Vista forse ho scoperto Crysis. E ci stavo arrivando anche questa cosa qua, perché il 2007 fu anche l'anno di Google Street View, la prima versione. Bello. Amazon Music in una versione primordiale. Che non si è cagato nessuno. Ma attenzione, il 2007 fu anche l'anno di Dropbox. Sì, arrivò Dropbox. Grande. Insieme unitamente ovviamente anche ad iPhone OS One, Mac OS Leopard, o Leopard come dicono in America, e appunto Windows Vista. Ma il 2007 fu anche l'anno di Crysis, che uscì quell'anno. Nico, è un gioco che a quanto pare ti è piaciuto bello. Tantissimo. Aveva una grafica incredibile. L'ho amato. Sì, esatto. Lo amo. Cioè, se adesso avessi un PC io ci rigiocherei, ma solo la prima versione. No, certo. Anche il 3, cioè, sì, sicuramente bello, sicuramente, ma la trama del primo, cioè tu eri Novak, capito? Era ancora i tempi dove non potevi vedere i trailer, non potevi capire, e tutti avevano puntato inevitabilmente sulla parte cioè sembrava un gioco di spionaggio tranquillissimo, ma invece avevi questa tuta che praticamente fighissima. Esatto, e che ti rivoluzionava il modo di giocare, perché le strategie potevano essere tantissime, tra l'altro essere silenziosi, perché mettendo la modalità velocità tu correvi. Cioè, proprio correvi silenziosamente. Era un po' la storia però dei Saiyan, forse Crysis, ispirata a Dragon Ball Z, perché alla fine, cioè, se non mi ricordo male, in Crysis la trama era che arrivava questo asteroide sulla Terra. No, mi sono sbagliato. No, assolutamente. Che io non l'ho mai giocato Crysis. Ho giocato Crysis. No, vabbè, semplicemente ci sono dei ricercatori che sono su un'isola, su una Dynamic Island, e stanno facendo degli scavi e scoprono che a quanto pare c'è una civiltà che si chiama...
sono tipo gli octo qualcosa, vabbè, sta di fatto che assomigliano dei polipi, una roba del genere. E tu in quanto squadra, cioè tu fai parte di un team molto speciale che ha ricevuto l'addestramento per indossare queste tute, che sono delle nanotute della Cryotech, Crytech, qualcosa del genere. Sta di fatto che tu sei Novak, sei il novellino fondamentalmente, e vieni paracadutato su quest'isola. All'inizio sembra soltanto che devi recuperare della gente, ma non sai di che cosa si tratta. Fino a che poi non raggiungi la prima ricercatrice e si trasforma da spionaggio, recupero ostaggi, a fantascienza pura, incredibile, sì. Ed è pazzesco. Botte da orbi. Esatto, perché tra l'altro un open world su un'isola veramente gigante, trama fatta bene ed è studiata. Poi hanno fatto due spin-off che ti aiutano a capire chi è Novak. Il problema è che dal 2 al 3... non lo so, si sono un po' persi. Il franchise non è andato più che bene. Poi una cosa molto interessante: perché Crysis ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi? Perché per la prima volta la Crytek, che vabbè faceva parte della EA Games, yes, aveva rilasciato il pacchetto Sandbox. Cos'era il pacchetto Sandbox? Ti dava la possibilità di creare un mondo direttamente tramite praticamente gli oggetti, e potevi studiarne la fisica. Dietro c'era un motore grafico pazzesco che era PhysX, e questo PhysX era dannatamente reale, cioè riusciva a fare i calcoli. Quindi per quello tu, se avevi la super forza, il programma sapeva quanto in fondo potevi lanciare una persona, capito? Tra virgolette. E c'era la gente che metteva... Ma quanto esperto di sì, Crysis. C'era sì, la gente... quanto è nerd, Nico. Cioè ci ha mandato un po' in Crysis da quando sì, sei esperto. Non so, io cioè... nel 2007 giocavo a Call of Duty 4 Modern Warfare. Ci sta. No, l'unica cosa, la cosa che vi siete persi... Ah, e poi potevi pilotare... Vabbè. Se io ci ho giocato, che vi siete persi? È stato... Io non ci ho giocato. Ed era fighissimo perché potevi pilotare anche, vabbè, gli aerei. Vabbè, scusate. Qualcuno spenga Nicola Nubile. Fotonerd Podcast, Crysis. Esatto. Crysis è diventato uno dei migliori benchmark, cioè ancora adesso sulla RTX 3090, se tu compri quella scheda grafica, la prima cosa che ti viene chiesta è: can it run Crysis? Cioè riesce a far partire Crysis? La prima versione, e su Sandbox c'era la prova per far crashare i computer. Tu avevi i kit di attrezzatura e potevi mettere in fila i serbatoi di benzina. C'è gente che ha costruito tipo Minecraft una piramide di bidoni della benzina per farli esplodere e aspettavano che crashava il computer. Nico, ti vedo nel futuro, tipo alle varie Gamescom, quelle super grosse americane, quelle fiere sì, di videogiochi. Io ero awesome. Alla prossima fiera, mentre noi andiamo a fare le foto, portiamo Nico. Praticamente ci sono tutti in fila magari per il nuovo Call of Duty, il nuovo esatto, FIFA, e sei tu in una bancarella da solo, che ho scritto tipo Crysis Fan Club. Only first version, tipo non so, solo la prima versione, e sei lì con la tua bandierina e il cappellino di tutto Crysis. Venite a parlare con me di Crysis. Dovresti fare il cosplay così. Di Crysis, cioè prossima fiera che andiamo tu vieni in cosplay. Sì, è vero. Va bene, facciamo questa cosa qua. Perfetto. E io ti darò un penny per il tuo fan club di Crysis. Comunque supporterò questa tua iniziativa. Ti ci vedo così. Ma il 2007 è anche l'anno di BioShock. Cosa mi dici a proposito di questo? Ecco, un'altra BioShock ricomincia ancora Nicola Nubile, ecco. No, anche quello era bellissimo perché poi era quel misto tra horror e thriller ed era anche rivoluzionario, e infatti se la giocava con Crisis perché anche lì potevi personalizzare i tuoi power up. Spegniti perché il 2007 è anche l'anno di Mass Effect, quindi giocavo un botto. Sì, everybody. Tu hai giocato solo nel 2007, Nico, sì, praticamente. No, quello è stato l'anno. Sì, perché cavolo, erano bellissimi quei giochi, anche Mass Effect. Perché anche l'anno di Halo 3 è il 2007. Madonna. Però che anno? Halo 3 non ci ho giocato perché perché era solo c'era per Xbox. C'era Crysis, Mass Effect, BioShock, perché non c'era perché tempo. Era Xbox 360, io avevo il PC in quel periodo. Ah, ok. Vabbè, quindi io il 2007 è anche l'anno del primo Assassin's Creed. Quello ci ho giocato. Beh, bello. Cosa? Cosa? Ne abbiamo parlato l'altra volta. Anche se... Cosa? No, basta. Anche se... No, anche se io preferivo Prince of Persia. Sì, effettivamente Assassin's Creed è l'erede di Prince of Persia. Ma il 2007 è anche l'anno del primo Crackdown. Ci avete mai giocato? No. Io sì. Era molto bello. Perché cos'è? Era uno sparatutto un po' spaziale.
Non era un Call of Duty, non era un Halo, non era un Crysis. Era un po' cartoon, un pochettino. Mm-hmm. Potevi fare questi mega salti, prendere queste navicelle che erano delle macchine strane. Era uno sparatutto molto carino, dimenticabile, ma molto carino. E poi uscì God of War 2 nel 2007. Ah, oh, cavolo. Che vedi, però era per PlayStation. Esatto, quindi un anno secondo me interessante per i videogiochi, anche per il primo Modern Warfare di Call of Duty, che poi adesso a fine mese uscirà Modern Warfare 2 su PS5 e Xbox Series XS e anche PC, non vedo l'ora. Bene, ma poi parliamo di cinema. Nel 2007 usciva American Gangster, bello, con Russell Crowe e Denzel Washington. Esatto, ma usciva anche Number 23 con Jim Carrey. Esatto, con Jim Carrey, un thriller, un film piuttosto controverso, sì, perché Jim Carrey non faceva ridere. Era molto drammatico. È un po' come in l'altro film che ha fatto, quello che poi hanno cambiato il titolo in modo stupidissimo. Se mi lasci ti cancello, che in realtà il titolo è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sì. Wow. Forse era più facile. Bellissimo titolo comunque. Ma il 2007 è anche l'anno di Into the Wild. Bellissimo. Con quello diretto da Sean Penn, l'attore mi scappa il nome in questo anche momento. Me, però molto, ha cambiato molte generazioni. Quello che racconta la storia di Alexander Supertramp, che prende, decide di mollare la sua famiglia, molto agiata, comunque alto a borghesia, per viaggiare da solo, appunto da lì il nome poi Supertramp, perché si diceva che andava con tipo con i bastoni, sì, esatto, quelle cose lì, e viaggiava poi. Non riveliamo com'è il finale, se qualcuno lo volesse vedere. Emil Hirsch, eccolo. C'era anche Vince Vaughn, tra l'altro. C'era anche Vince Vaughn che appare per un quarto d'ora, però sì. Esatto. E poi uscì anche Pirati dei Caraibi ai confini del mondo, l'ultimo capitolo, un altro dimenticabile, esatto. E poi anche The Bourne Ultimatum. Uscì nel mondo perché la scorsa puntata ne abbiamo parlato, ma era solamente stato rilasciato tipo in America. No. Vabbè. Spider-Man 3 è quello un po' deluso. Un po' dopo il 2. Ma io ricordo il 2007 per I Simpson, il film. Oddio, ma è quello con il maiale sopra. Spider-Pork. Uscito. Spider-Pork. Lo ricordavo nel 2011. No, 2007. No. Era in prossimità di Spider-Man, perché appunto c'era la canzone di Spider-Man. Sono passati 15 anni. Mamma mia. Quanto te lo dico. E poi uscì anche ovviamente Transformers, che vi dissi prima. Ma un altro film che ricordo del 2007, che secondo me, cioè diciamo, secondo la critica non fu un filmone. Ho un ricordo, a me piacque, su Transformer. Però. Ok, cosa? Questo arriva così in ritardo, cioè sì, stiamo già parlando di un'altra cosa. Transformer, però è relativo al 720p. Okay. Che era già considerato in HD. Sì, certo, HD ready. Esatto, e c'era un mio amico HD che aveva scaricato illegalmente, e non lo nego. Un tuo amico, non tu, chiaro, certo. Con VLC, cioè, eravamo a casa sua per una grigliata, una cosa del genere, e ci ha fatto vedere il suo nuovo monitor 720p. Che era una bomba. Esatto, che era una bomba, e ci ha fatto vedere che figata era... Transformers. Wow, e tu dici wow. Io pensavo solo a Megan Fox in Transformers. Però in 720p con HD ready ai tempi era un cinema, bel vedere. Wow. Invece se lo guardi oggi sono pallettoni. Esattamente. Ma quello che sto dicendo prima è che nel 2007 uscì Paranormal Activity. Oddio, quanto molto mi sono controverso. Caccato addosso. Ma sai che mi ha sempre annoiato. Allora, io lo vorrei matta degli orbi ricordare, perché fu girato tutto con una singola videocamera, una Sony HDR FX1, e quel film fu geniale perché non era propriamente un unico piano sequenza, ma quasi, perché poi ci furono anche delle inquadrature delle telecamere che vennero sempre fatti con questa videocamera, ma cercando di simulare delle CCTV, quindi delle videocamere, diciamo, di sorveglianza. La cosa geniale di questo film è che il regista Oren Peli era un genio, nel senso che con questo film Paranormal Activity in totale incassò 200 milioni di dollari. Con una spesa, mi ricordo, di 23.000. No, a fronte di una spesa di realizzazione di 15.000 dollari. Mamma mia, questo è come si fanno i soldi. Cioè 15.000 dollari. E non solo, ha generato anche altri seguiti. Altri seguiti, ma ha generato proprio un altro genere di horror. Sì, perché poi c'era anche Rec, che diciamo Rec ha fatto una roba. Sì, un'altra cosa. Rec non assomiglia più a Cloverfield. Sì. Come sì, stile, sì, anche sì. Se Cloverfield è un'altra cosa. Sì, sì, ma è sempre lo stesso, capito? Cioè con una camera. Quello, esatto. Sì, sì, dentro. Sì. Tra l'altro, non so in che anno è uscito, ma ha generato anche un altro hardcore. Mai visto. Che film è?
È un film girato totalmente in GoPro. È un altro, è un film che hai trovato scaricando Transformers. No. Tu interpreti, cioè, se tu sei proprio in... Facciamo così, prova ad andare su Google e scrivi hardcore, vediamo se esce quel film o tanti altri. Vabbè, comunque sei in POV. Esatto. Ma ci furono anche delle fotocamere nel 2007. La fotografia allora di... Sì, perché perché uscì la Samsung GX10 quando Samsung faceva ancora fotocamere. Pensate, aveva un sensore CCD da 10 megapixel e anche il corpo tropicalizzato con uno stabilizzatore di immagini integrato. E aveva l'attacco per obiettivi Pentax, ma la critica di questa fotocamera è che non aveva la live view. Quell'anno uscì anche la Nikon D40X, proprio nell'anno in cui la Nikon D40 uscì di produzione, e questa fotocamera aveva un sensore CCD da 10,2 megapixel con raffica a 3 fps. Sony aveva già cominciato con la serie Alpha, no? È impossibile. No, perché il 2007 in realtà per Sony era l'anno della DSLR A700, che aveva un sensore da 12,3 megapixel, arrivava fino a 6400 ISO, faceva una raffica da 5 fps e fu prodotta fino al 2010. In quell'anno ricordiamo però anche la Pentax K100D Super, con sensore CCD da 6 megapixel, corpo non tropicalizzato ma stabilizzatore integrato. E Canon e Nikon? Canon fece la EOS 40D, evoluzione della 30D, con un sensore da 10 megapixel, raffica da 6,5 fps, live view, display da 3 pollici, a differenza di quello precedente che era da 2,5, e un sistema F da 9 punti che erano tutti croce, a differenza della 30D che aveva croce solo quello centrale. Ah, i punti croce. I punti croce, che non si parlava di cucito. Sì, ma a parte quello, ma poi usavamo i punti croce come punto di valutazione. Adesso c'è con le mirrorless. Adesso c'è tipo praticamente un tizio che esce dalla fotocamera, va lì e dice scattala così, ok, va bene, era più o meno una roba del genere, fatto tramite intelligenza artificiale ovviamente. E poi era anche l'anno della Nikon D300, che era un'ammiraglia sportiva che andava a sostituire la Nikon D200, e pensate, con questa fotocamera fecero un sacco di foto meravigliose a livello sportivo, ed era semplicemente una CMOS DX, quindi APS-C, da 12,3 megapixel, in grado di arrivare a una raffica di 8 fps con battery grip non integrato ma opzionale. 8 fps, ragazzi, su un sensore CMOS da 12,3 megapixel, e facevano delle opere d'arte a livello sportivo. E oggi ci lamentiamo della Sony A1 che arriva a 30 fps, però non è il blackout, perché per quanto la tecnologia migliori, i fotografi si rimangono scarsi. Rimangono, no. Per quanto la tecnologia migliori, si scoprono fotografi molto più scarsi rispetto a quelli che veramente sono bravi, rimangono in ombra. Uscite, fatevi vedere. Bene, e questa era la fine della mia meravigliosa Quanto è durata? 37, 44. 44 minuti. Salutiamo Luca Forti. Salutiamo Luca Forti. Bene, allora. Di cosa parliamo? È successo che in questi giorni... Ciao, grazie, finita la puntata, arrivederci. No, è successo che in questi giorni è stato presentato finalmente il tanto vociferato Google Pixel 7 e anche Pixel 7 Pro. So cos'è, mi sto prendendo in giro. È il nuovo telefono dei Tokyo Hotel. È lo smartphone. Esatto, è il nuovo Google Pixel 7. Io proprio in virtù di questo avevo pubblicato un paio di settimane fa su YouTube la recensione del Google Pixel 6 Pro dopo un anno, perché sapevo che sarebbe uscito il 7, e il 7 offre delle novità interessanti, come ad esempio un design piuttosto nuovo della parte posteriore, cosa che era già successa con il Pixel 6 Pro, perché il Pixel 6 Pro portava un design nuovo delle fotocamere posteriori, preferendo un design orizzontale, quasi esclusivamente orizzontale, rispetto allo standard che è verticale come layout appunto delle fotocamere. Sì, ho capito. E il Pixel 7 mantiene questo design orizzontale con una forma un po' diversa. Ora ha un obiettivo wide da 50 megapixel, un ultra wide con autofocus da 12 megapixel e un telefoto da 48 megapixel con uno zoom fino al 30x in IRS. Tra l'altro, questo nuovo Pixel supporta una nuova funzione chiamata sfocatura cinematografica, che è ispirata un pochettino a quella dell'iPhone, sì, cosa che in realtà non era così per il Pixel 6 Pro, perché il Pixel 6 Pro aveva una modalità video molto intelligente che si chiamava stabilizzazione cinematografica, che non c'entrava nulla con la modalità cinema di iPhone, e questa cosa mi era piaciuta molto perché non era
una copia, ma era proprio un tipo di stabilizzazione delle riprese, ovviamente si parla di video, molto ispirata alle carrellate cinematografiche. Quindi, ed era anche un bel effetto che si poteva fare bene, era una modalità che toglieva l'audio e metteva uno slow motion e stabilizzava al massimo la scena. Questa cosa c'è ancora nel Pixel 7, ma c'è anche questa nuova, diciamo, automazione intelligente che riduce la profondità di campo lato video, e stavolta però ricorda molto la modalità cinema di iPhone. C'è però anche una novità interessante nell'ambito fotografico, si chiama Real Tone ed è praticamente una funzione introdotta da Google che sfrutta l'intelligenza artificiale per restituire al meglio le tonalità della pelle in un ritratto, perché secondo Google anche in condizioni di scarsa illuminazione è necessario gestire al meglio la tonalità della pelle, perché è una cosa che può variare, come ben sapete, sulla base di tanti fattori che la possono, certo, influenzare, ad le esempio, esatto, la temperatura colore. Quindi secondo Google questo Real Tone, anche appunto in condizioni di scarsa luminosità, cura proprio questa parte che secondo molti non ha rilevanza, ma in fotografia la rilevanza ce l'ha, no, e certo, come. Assolutamente. Quindi è una cosa molto interessante. È stata anche migliorata la modalità notturna per fornire l'immagine in tempi più brevi ma con la stessa qualità, ma sono stati anche migliorati, sempre secondo Google, i risultati degli zoom digitali, offrendo a 10x, quindi digitale come appunto zoom, risultati paragonabili a quelli di zoom ottici, e questa è una cosa che vorrei effettivamente provare. Pixel 7 parte da 649 euro, mentre Pixel 7 Pro parte da 899 euro, quindi diciamo è un'alternativa molto succosa, secondo me, in ambito Android, ovviamente all'iPhone, che ovviamente non ha Android, anche perché, ad esempio, una cosa interessante che ho detto nella recensione di Pixel 6 Pro era proprio lo schermo. Cioè io con Pixel 6 Pro mi sono trovato bene non solo per la fotocamera ma anche per il display, okay. E questa cosa è molto importante per Google, infatti in questo 7 ma anche in realtà un 7 Pro c'è un display AMOLED Full HD Plus per il 7, quindi 1080x2400 pixel, e un QHD Plus per il 7 Pro, quindi 1440x3120 pixel. Il primo è da 6,3 pollici, il secondo da 6,7 pollici. Cosa interessante ovviamente riguarda il refresh rate, che arriva a 90 Hz sulla versione base, 120 Hz sulla versione Pro, ma in nits molto bello perché arrivano fino a 1500, quindi molto simile al display dell'iPhone 14 Pro Max, che però costa tipo quasi 1000 euro in più. Sì, esatto. E quindi molto bene anche la nuova versione della CPU Google, quindi il Tensor G2, accompagnato da 8 GB di RAM nel 7 o 12 GB di RAM nel 7 Pro. Tra i di memoria disponibili sono da 128 GB fino a 512 GB, quindi non arriva al tera, ma le caratteristiche sono interessanti e secondo me il prezzo è più che buono per quello che io reputo il miglior dispositivo Android sempre a riconferma. Vabbè, ma questo, sì, è un mio parere personale, quindi sono molto curioso di provarlo. Sì, è molto competitivo. Sono molto curioso di provarlo perché onestamente, ragazzi, mi sono sempre trovato molto bene con l'intelligenza artificiale di Google. Hanno tolta la funzione squeeze. Sì, la funzione squeeze l'hanno tolta. Allora, salutiamo Luca Forti. Guarda che è importante. Pixel per un po'. Allora, nel Pixel 2 la ricordiamo, la funzione squeeze l'hanno tolta. Non hanno tolto però quella figata di funzione che avevamo io e te sul Pixel 2. Sì, XL. Che io ho ancora. Ce l'hai ancora? Sì, sì. Bastardo. Lo uso come sveglia. Tipo, un po'. Tablet, sì. C'è, esatto, ancora quella funzione che ti riconosce la canzone dalla, sì, lock screen. Sì. Fighissima. Bella. Sì. Perché voi dovete sapere, voi che ci ascoltate a casa, ragazzi e ragazze, che un po' di tempo fa, tanti anni fa ormai, a me era venuto il pallino del Pixel 2 XL. Cioè lo volevo. Era un periodo un po' di rottura con l'iPhone, perché, sì, non mi era piaciuto l'iPhone 8. Non... Sì, è vissuto il tuo periodo non idilliaco. Esatto, non era un po'... Non mi piacevano i nuovi sistemi operativi di Apple, insomma era un po' reversivo, ribelle nei confronti di Apple. E quindi ho detto, bene, passo ad Android. Ed effettivamente la mia scelta era ricaduta sul Pixel 2 XL, ma non riuscivo a trovarlo. Perché non ne avevo, perché Google non era ancora tanto in Italia. Esatto, era quasi impossibile comprarlo nuovo, quindi sapevo già che avrei dovuto comprarlo usato e cercavo su Subito, su Marketplace vari, non riuscivo a trovarlo. Ne ho trovato uno,
un giorno non praticamente qua vicino, zona Legnano, l'ho trovato, e zona Lainate, zona Lainate per la precisione, che tra l'altro era la zona in cui lavorava Nicola Nubile all'epoca. Ok, e quando io ho contattato questo tizio per dirgli ehi te lo vengo a prendere oggi, immediatamente lui mi fa guarda perdonami ma l'ho venduto 10 minuti fa, e qua quella, sì. E io ho scoperto nel pomeriggio parlando con Nico, davvero? Dicendogli sì. Nico sono incazzato nero perché avevo trovato un Pixel 2XL perfetto per me e l'hanno venduto 10 minuti fa fuori, e lui tipo mi ha mandato una foto di lui che mi rispondeva al messaggio con quel Pixel 2XL comprato a Lainate. Cioè sei un bastardo, Nico, questa cosa io non me la dimenticherò mai, assolutamente. Bravo. Però devo dire che vabbè, ha fatto benissimo il suo servizio, certo. E ai tempi era perfetto perché riusciva, grazie all'intelligenza artificiale, a tenere botta rispetto a tutti gli altri competitor che avevano già cercato di utilizzare il sistema doppia fotocamera. Tu sei un bastardo, comunque, lo so. Il discorso è che poi, vabbè, ovviamente, come al solito, ma come succede anche con iPhone, a un certo punto è diventato obsoleto. La cosa bella di Pixel 2XL è che comunque la qualità del sensore era buona, soprattutto anche per il pixel count che era inferiore rispetto ad altri, eppure certo, reggeva bene. E aveva questa funzione fantastica, aveva due sensori ai lati proprio della scocca, sì, dove tu praticamente quando lo tenevi con il palmo andavi a stringere, rilevava la pressione e in automatico ti scattava Google l'assistente vocale. Bello. Ed era un gesto talmente intuitivo rispetto a, ad esempio, ok Google, che cioè io poi quando ho ripreso in mano l'iPhone continuai a schiacciarlo, a spremerlo, no? Sì, sì. Tra l'altro la funzione squeeze era rimappabile anche, diciamo, un po' aftermarket, e potevi far partire anche dell'applicazione semplicemente stringendo il pixel con una spugnetta. Esatto. Bello. Bello. Veramente wow. Sembra una funzione del cavolo, ma sono i game changer comunque. Io volevo fare, tra l'altro, cambiando argomento, anche una domanda a voi due, perché negli scorsi giorni è uscito il trailer della stagione 4 di Boris. Mi ha colpito l'attesa a metà. Ok, allora, com'è andata? Diciamo che il rischio è elevato. Sì, il rischio è elevato. Ovviamente la speranza di tutti è che si riveli essere Boris in tutto e per tutto, però non lo so, c'è quel qualcosa che anche guardando adesso Nico in faccia, perché purtroppo lo sto guardando in faccia, cioè condivide con me queste perplessità. Ma sì, c'è, ma qualcosa perché poi secondo me riprendere le cose è sempre rischioso, non è mai la stessa cosa. Ogni cosa ha il suo tempo, secondo me, sì, e prima o poi deve finire. Sì, sì, e sì, bisogna sì essere in grado di lasciare andare, come quando si ama, lasciate andare. Ma infatti era e però magari ci stupirà. Esatto, però era cioè, allora, il discorso è questo, era totalmente attuale ai tempi e probabilmente usciva così velocemente, o comunque c'era la possibilità di farlo così velocemente perché era fatto in maniera abbastanza amatoriale, poi la prima stagione soprattutto. Sì, ma anche perché poi voleva dare quel senso. Esattamente, e c'era un sistema tra virgolette che veniva criticato, cioè quindi il fatto che le serie italiane veramente facessero schifo, sì, e che avessero un sistema totalmente salariale, cioè nel senso che tu entro le devi girare, contavi i secondi che avevi girato quel giorno, sì, quindi non giravi la scena, cioè giravi i secondi, e quindi non gliene fregava niente a nessuno. La qualità della prima stagione era, cioè, no, la qualità era proprio tecnica era, sì, bassa. Mi ricorda un po' The Office, ma non sì so chi l'ha mai vista. La prima stagione di The Office è di una qualità tecnica imbarazzante. Io poi dopo volevo solamente dirvi questa cosa, dato che oggi Luca Dondossola ha scambiato i Linkin Park per il Tokyo Hotel. Io sono assolutamente giustificato da quello che sto per dirvi. Perché? Non sono mai andato oltre al terzo episodio della prima stagione di Boris. No, ma ci sta, va bene, ma cioè, non so, deve proprio piacerti, sì, Boris. Io ho dovuto molte persone oggi, cioè in questo momento stanno smettendo di seguirmi da tutti i social, suppongo, ma è vero, perché non sono mai riuscito ad andare. Allora, in realtà questa cosa mi è successa anche con The Office, infatti Luca l'ha detto. Però poi l'ho vinta. Nel senso, quando io ho visto i primi 2 o 3 episodi di The Office, ho detto: ma cos'è sta cagata? Ma è del mestiere questo? Ma cos'è sta cagata? Ma perché ma devi che andare palle, che idea noia! Devi poi mi sono impegnato perché tutti mi dicevano: guarda, vai, The Office, vai. Quindi ho superato la prima stagione.
Dalla seconda in poi tutta un'altra cosa. Vabbè, ma come Breaking Bad. Meraviglioso. Adesso sfido chiunque a dire che i primi episodi di Breaking Bad, tolto il primo, tolto il pilot, gli altri della prima stagione siano accattivanti. Insomma, non lo so. Però lì forse era un po' diverso, perché mi aveva un po' preso. Volevo sapere cosa potesse succedere nei prossimi episodi, insomma. Invece The Office e Boris mi hanno proprio bloccato i primi episodi. Infatti The Office io ho fatto una fatica pazzesca a finire la prima stagione, ma poi ce l'ho fatta. E qua io so, cioè qua oggi ma ci l'hai dovrebbe... visto a casa o in ufficio? In The Office. Ok. Qua io mi dispiace che oggi non ci sia Luca Forti, ma lo salutiamo, perché ho potuto dire questa cosa sopravvivendo, perché Luca Forti mi avrebbe credo ucciso, perché è il fan numero uno di The Office, guai a toccargli The Office. Ma di fatto, ciao Luca Forti, non puoi ribattere, probabilmente adesso te la stai prendendo con l'autoradio in macchina mentre vieni qui, ma è la realtà dei fatti. A me la prima stagione di The Office mi ha smaronato, finché poi ho apprezzato le altre tantissimo. E con Boris questa cosa non sono riuscito a farla, magari un giorno riuscirò a farla, non lo so. Vabbè, a sto punto aspetta che esca la 4 e poi te le guardi filate. Allora, il problema della 4 è che si capisce giustamente dal trailer che stanno cercando di attaccare degli argomenti che sono attuali, quindi ad esempio fare la serie, fare il scrivere una serie che comunque non è importante la storia, non è importante cosa racconti, ma che sia che trattenga l'utente per tutte le puntate. Quindi in realtà questa cosa si vede un po', poi si scherzerà un po' sulle cose attuali, quindi non lo so, sta di fatto che dal ritmo che ho visto non mi sembra che faccia ridere come le prime tre stagioni di Boris e il film, ma anche solo perché si sono generati dei meme, cioè vabbè, certo, i fegatelli, il termine fegatelli è ma poi, universale per dirti la qualità stessa che aveva Boris, sì, a livello tecnico era anche la rappresentazione, poi voluta o meno in base al budget, ok, però era anche la rappresentazione stessa della, diciamo, denuncia tra 2000 virgolette che faceva la stessa trama, no? Certo. Di quello che dicevamo prima della scarsa qualità delle serie italiane, che ci rideva sopra tutta una serie di cose, però cioè non lo so, bisognerà vedere, poi è un trailer, no, ma, cioè, in senso, poi magari sarà un capolavoro, ma no, io credo che sia un giusto prevenuto, Nico. E sarà come la nonna, non partire, io invece prevenuto. Parto prevenuto, no. Ti dirò, sarà come la nona stagione, sarà come lo spin-off di Scrubs, basta che non è come gli anelli del Attenzione. Ieri ho letto un grande titolo, hanno detto: Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere è una delle più grandi serie di plastica. Titolo bellissimo. Attenzione. Vabbè, fa niente, magari per un'altra volta. Beh, che volevi fare un approfondimento sugli Anelli del Potere? No, mi manca ancora gli ultimi due episodi. Va bene, finiti i due episodi vogliamo il tuo i tuoi two cents nel nostro podcast. Okay. Bene, è arrivato il momento delle meravigliose rubriche. Ok, tocca a me, eh? Ah no, tocca a me. Sempre bisogna vedere se Nico si è ricordato che lui è una rubrica dentro questo podcast. Ma guarda che solamente la sua qualità è elevata. Esatto, quindi siamo pronti, ci colleghiamo con... Nicogram. E benvenuti ad una nuova puntata di Nicogram. E oggi siamo qua per chi? Per cosa? Per quanto? Per fare che? Di cosa stiamo parlando? No, sto scherzando. In realtà mi sono trovato un paio di profili molto interessanti. E uno di questi è, adesso lo andrò a cercare, perché come al solito non me lo preparo mai prima, ma sto prendendo un po' di tempo, ma proprio poco. Tutto bene nelle puntate precedenti. Sì, è perché allora, gli abbiamo dato troppe aspettative, capito? Dato troppi meriti. Dobbiamo continuare a trattarlo male. Andatevi a cercare Arturo Torres, nonché in arte Arturo Schutz. Arturito! L'abbiamo detto insieme. Arturito in una casa di carta, non era programmata questa cosa, no. Vuol dire che ci dobbiamo sposare, Luca Dondosso. Mamma mia, a meno che non... esatto. Allora vi dirò Arturo, una cosa, come? Non so, Arturo Schutz, Schootz. Ok. Vi dirò, il problema non è non so esattamente cosa faccia, cosa mi ha colpito. Ma il problema sei tu. Ma No, vi spiego. Ma che Nicogram è? Ma non so esattamente, cioè ha presentato questo tizio con non so esattamente cosa faccia. Fatemi finire. Allora, questo gusto estetico molto molto polaroid, molto pellicola, e questo mi colpisce tanto. L'utilizzo del grandangolo sta cercando di far tornare in voga, diciamo, l'utilizzo del grandangolo molte volte, che quindi ha queste vibe molto anni 90, e di conseguenza mi colpiscono i colori, mi colpiscono le inquadrature. Colpiamo cosa... anche noi se non ti prepari meglio la prossima volta. No, è che è vero, ma non è una questione di... è proprio che
non lo so, ha quella vibe anni 2000, 2005, 2000, quel periodo là di cui che stiamo vivendo tramite le tue rubriche. Sì. Dove tipo si erano appena, si utilizzavano i fisheye e tutto il resto. E non lo so, ha la sua vibe californiana. Guardatevelo, è bellissimo, prendete allora ispirazione per un sacco di cose. Nonostante tutto il profilo comunque è molto carino, è vero, c'ha ragione Nico, l'ha spiegato malissimo, sì, ma fa del ben bello perché, stile. No, perché per una volta non mi viene sai. Da... No, non è che non lo so, è che proprio è, l'ho visto e ho detto wow, che bello, cosa ha di speciale? Boh. E no, in realtà, devo ammettere che in realtà non ha moltissimo di speciale, ne trovi tantissimi di profili. Allora. Quello, no, quello che mi ha colpito è che lui ha quella cosa che non so come descrivere. Una rubrica, una rubrica che boh. All'X Factor. Una rubrica che ma. Non so, c'è perché ci deve essere. Sai che... Cavolo Nico, hai fatto tutto così bene. Lo so, saranno ragazzi. 5 episodi che spaccava. Era perfetto, sì. Dovevo era adesso anche sbadigliando. Sì, cioè, così, basta. Si sta anche a scaccolare. Vuoi fare un rutto già che ci sei? Mi sto grattando anche la pancia. Buffet, per non dire altro. Esatto, vabbè, va bene. Passiamo velocemente alle cose interessanti, per favore, dai. Norwegian Seafood Council con Thorfisk. Fralofoten. 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 Fagliele sentire allora, le vibes. Allora, fagliele sentire. Chiariamo subito una cosa. Cosa? La sua sigla dura di più. Sì, vabbè, perché? Perché? Bisogna livellare l'importanza. Certo. Allora, siccome comunque qua siete un po' orfani di ciò che serve, perché l'appuntamento settimanale con il nostro Nicogram è stato... direi imbarazzante. Diciamo che poco. Abbiamo avuto tanto cool, ma porca tua. Esatto, esatto. Quindi stavo pensando, per batterlo, vi propongo due mostre. Due mostre. Wow. Due mostre. Allora, la prima si chiama Riscatti, arrivato all'ottava edizione per questo 2022. È una mostra che racconta quattro istituti di detenzione milanesi, ossia Casa di Reclusione di Opera, Casa di Reclusione di Bollate, Casa Circondariale F di Cataldo e IPMC Beccaria. Ok? La mostra si svolge presso PAC di Milano fino al 6 novembre 2022 e racconta la vita, la storia vera, intensa, esplicita, cruda, ok, della vita nelle carceri, dei carcerati e della, delle guardie. Quindi okay, un progetto molto interessante che appunto è arrivato alla sua ottava edizione. Contemporaneamente invece, per chi non è a Milano, ma è nella capitale, quindi un po' più verso il centro Italia, propongo la mostra di Aldo Sardoni. La mostra di Aldo Sardoni, comunque come sempre trovate tutti gli articoli su Fotonerd e linkati qua sotto, una mostra che si chiama Antologia del ritratto, esposta presso la Noema Gallery appunto di Roma. Attraverso questa Antologia del ritratto, Sardoni, classe 64, attraversa diversi strati e substrati della ritrattistica e dei luoghi che durante la sua carriera ha immortalato per realizzare quello che potremmo definire un racconto intimo ma comunque molto visivo. A tal proposito, Gigliola Foschi, che è stata una giornalista e critica d'arte, di lui ha detto: in antitesi rispetto alla sopravvalutazione della ricerca del presente imminente, questo artista ci porta nella sua ricerca fotografica nelle pieghe del tempo, fino a far emergere un senso di sacralità che ci riporta alle origini e alle fonti perenni della cultura visiva. Quindi ecco, vi consiglio anche questa mostra. Invece, per disintegrare definitivamente Nicogram, mi scusi, Centro Cultura Fralofoten, ma lei non ci ha detto in che città si trova oggi? Ah, oggi mi trovo spiaggiato a Fara a bermi una birra. Ma come? Esatto, a sì, Fara. Perché a Fara c'è il mare. Mi scusi, lei lo sa che ci sono degli utenti che ci ascoltano solamente per sapere in che città si trova lei? Lo so, oggi mi trovo a Fara. Ma è questa poca inventiva? Perché Fara è il paese più importante d'Italia, per non dire del mondo, cioè gemellato con Fara Gerardadda, non confondiamo con Fara Olivana, per favore, Farà successo. Un altro paese. Sì. Farà successo. Bene. Invece, oggi voglio proporvi un libro che quasi lo potremmo definire una Bibbia, un libro sacro per la fotografia. Ossia
The Americans di Robert Frank, un libro incredibile che si può trovare su Amazon a un prezzo relativamente contenuto, intorno ai 35 euro. 600 euro. No, 35 euro. 35 euro. I libri che consigli costano 500 euro. Sono in The American West. Voi state scherzando. L'altro giorno sono andato a vedere in The American West, che l'avevo proposto in una delle scorse puntate, e l'ho trovato prima copia firmata da Avedon, 2700 euro. Ecco, 2700. La prima copia è introvabile, firmata è ancora più introvabile e costosa. E volevo dire, non fatevi ingannare, che spesso si trovano delle coppie fasulle, però vabbè. Questo finché firmate Richard Avedon. Questo finché non uscirà il libro dei Photo Nerd Podcast. Esatto, con tutte le nostre fotografie di backstage in cui siamo nudi. Comunque, per parlarvi di The Americans, tra il 1955 e il 1956, Robert Frank, grandissimo fotografo, ha attraversato tutti gli Stati Uniti. E attraverso questo viaggio lui ha raccontato, tramite la fotografia di ritratto e di reportage, la vita, le usanze, i luoghi e i costumi dei cittadini, delle persone e di quegli anni. Un libro incredibile che dovete assolutamente avere. Quindi The Americans di Robert Frank. Tanti uomini sono stati uniti. Esattamente. E detto questo, io direi che posso concludere la mia incredibile rubrica. Mi faccio complimenti da soli, anzi mi applaudo anche da solo. E detto questo, grazie. Ecco. Detto questo, da quanto tempo ci è che aspettavi di usarlo? Esatto. Da un po' di tempo. Acconsento. Esatto. Acconsento. Va bene. Perfetto. Grazie con il nostro sempre presente Centro Cultura, un apostrofo rosa tra le parole cultura. Noi ci sentiamo molto presto, direi la settimana prossima. Grazie a tutti quanti e ciao. Ciao a tutti. Dai che manca poco la fine della rubrica di Ricky. Non è vero, ne troverò un'altra. Mancano ancora 13 anni. Esatto. 15 anni. Ciao.